A Nicolò Cavallo oggi continuano i percorsi del PCTO di orientamento verso gli alunni prossimi alla fine al diploma, insomma. E oggi una nuova lezione con chi presi? Oggi un incontro importantissimo perché è altamente orientante per quanto riguarda le future scelte professionali dei nostri ragazzi. E abbiamo il direttore, il vice direttore del Blu Serena, è una catena di hotels e resort di eccellenza conosciuta, quindi una, diciamo, offerta, un'opportunità di qualità per i nostri ragazzi. Vogliamo che essi possano conoscere come vengono gestite, quali sono le caratteristiche di questo tipo di professione, perché la loro scelta dovrà essere una scelta consapevole e noi vogliamo che sia anche una scelta che miri alla più alta realizzazione professionale umana dei ragazzi stessi. Per questo tutti i nostri incontri, e quello di oggi lo testimonia, sono degli incontri con testimoni privilegiati, sono degli incontri con delle realtà molto significative del territorio. E vogliamo che i ragazzi, e sicuramente sarà così, vengano pienamente coinvolti e magari possano fare anche delle esperienze dirette in queste strutture che offrono tanto, specialmente in questo periodo in cui si vuole veramente rilanciare il nostro territorio dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale, e quindi alla base di tutto ciò c'è, cioè, una ricezione alberghiera, un'attenzione per l'ospite singolare, e così deve essere, e così vogliamo che sia, e così vogliamo educare i nostri ragazzi. Un'azienda che è instaurata e lavora nel campo dell'accoglienza e dell'ospitalità è italiana. Nel caso specifico, il nostro resort è situato è a Licata, nell'Agrigentino, e siamo qui ben lieti di accogliere questo invito in cui la società ci tiene parecchio nell'avere questo punto di incontro tra l'azienda, il mondo del lavoro e dell'accoglienza e il presente e soprattutto il futuro della componente più importante di un'azienda che è rivolta al turismo, cioè il personale. Noi ci teniamo molto e anzi sponsorizziamo questo genere di attività che è rivolta soprattutto ad aprirsi e a coinvolgere il territorio. Quindi ben vengono queste iniziative che ci consentono di spiegare qual è il nostro lavoro, qual è la nostra accoglienza e aprirci anche al territorio e al futuro di questo territorio. Oggi un importante incontro con i ragazzi, ecco, il punto di vista anche di una donna in questo senso, che tipo di coinvolgimento dare, insomma, a chi si vuole approcciare al mondo del lavoro? Ma sicuramente i ragazzi sono il fulcro della nostra azienda, perché è su di loro che Blu Serena appunto investe per una crescita interna. E la maggior parte delle nostre figure manageriali infatti sono partite da dei ruoli base, diciamo, della struttura alberghiera, per poi crescere internamente appunto. Ecco, che tipo di stagione sarà questa? Quest'anno, insomma, che sta avvenendo? Questa sarà una stagione particolare perché Blu Serena sta crescendo, Blu Serena ha dei nuovi investimenti perché è adesso facente parte di Azora, un fondo di investimento spagnolo che sta accrescendo il prestigio di Blu Serena e sta investendo molto su un nuovo tipo di turismo. Perché stiamo cercando di allargare la stagione con un turismo estero.